Oltre Povoghera, parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing@gmail.com. Buon lunedì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi 3 persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Perseguitata, derisa, picchiata e rapinata. È successo vicino a Reggio Emilia e la vittima è una ragazza di 16 anni, da tempo perseguitata da un gruppo di ragazze di 15, 16 e 18 anni. La vittima è una bella ragazza e il fidanzato di una delle tre colpevoli ne subisce il fascino. Questa sarebbe la sua colpa in questa storia di bullismo tutta al femminile, che non ha come scuse dei contesti familiari disagiati o dei quartieri pericolosi. Gli investigatori sono riusciti a risalire alle ragazze grazie ai loro profili Facebook, sui quali le tre si vantavano delle loro aggressioni e ora sono state denunciate. Lei cosa ne pensa di questo fenomeno? Beh, direi che prima di tutto è scioccante che esistano, che succedano cose di questa natura e soprattutto che ancora una volta ne siano vittime le donne, le ragazze, eccetera. Che ricordi io fenomeni di bullismo, diciamo, dalla mia infanzia venire avanti, li ho sempre visti. Certo, non avevano la virulenza, la cattiveria che si possono notare in queste aggressioni, però insomma con le ragazze, i ragazzi erano sempre stati un po' diciamo aggressivi, un po', però certo sono fenomeni che sono, direi, probabilmente amplificati dai mezzi di comunicazione di oggi, cioè non amplificati, indotti in larga parte, non amplificati perché i mezzi di comunicazione fanno il loro mestiere, ma insomma film, telefilm, eccetera, sono che parlano spesso di questi fenomeni, anche se magari ne parlano in maniera giusta, però insomma determinano una maggiore facilità per i ragazzi di pensare a queste cose. Dunque, da vecchio posso dire che ai miei tempi non succedeva. Perché? Perché eravamo molto controllati nelle scuole, nel quartiere, nelle famiglie, eccetera. Mancando questo controllo succedono cose di questo tipo. Ho l'impressione che però chi dovrebbe appunto controllare, famiglie, scuole eccetera e comunità varie, non eserciti più questo potere. Ci innamoravamo anche noi di ragazzine, ma ci limitavamo a scrivere dei bigliettini amorosi, tutto lì. Sì, naturalmente è fuori controllo e la base è sempre l'educazione, che ne abbiamo poco, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Il bullismo è sempre, anch'io quando ero piccolo mi ricordo, c'è sempre stato questo bullismo nelle scuole, io che andavo in collegio, tutto quanto, c'era tanto. Però non era grave come oggi. Oggi è diventato molto più grave, una situazione che sono molto esagerati e la base è sempre comunque una grande educazione, cominciando non soltanto dalla scuola, anche la famiglia comunque, e insomma deve migliorare questa situazione naturalmente. Quindi è un'educazione che secondo lei manca totalmente oggi? Assolutamente, manca non soltanto in casa per primo e poi nelle scuole. Oggi i ragazzi sono molto hanno una capacità enorme di fare più il male che il bene. Insomma, il sistema non sta funzionando naturalmente, senz'altro. Moltissimo, è una società senza padri questa, come molti dicono. E quindi non ci sono regole, non ci sono regole nelle famiglie, prima di tutto. E nelle scuole, una scuola troppo materna, cioè troppo lassista, e quindi queste cose possono succedere. Nessuna punizione, nessun allontanamento, nessuna sospensione da scuola, i ragazzi non possono essere rimproverati se non intervengono i genitori, i lassisti, eccetera, eccetera. Secondo recenti statistiche, oggi molti bulli si nasconderebbero dietro i social network per minacciare e perseguitare le loro vittime. Ecco, lei crede che il mondo dei social abbia in qualche modo peggiorato una situazione che già esisteva prima?
Certo, purtroppo sì, quando questo succede è più facile, facilita tutte queste cose qui, quello perché la base sempre è educazione, il social network è quanto è una gran bella cosa per il nostro futuro, è anche un nemico, senz'altro.